Allora, buongiorno, stavamo al microfono spento, qualche problema tecnico ce l'abbiamo sempre. Eccoci qua con l'appuntamento del giovedì con Happy Beatles, come annunciavamo ieri sulla nostra pagina Instagram. Oggi parleremo dell'emergenza ucraina insieme ad Annalisa Fioretti, che è la coordinatrice dell'ufficio legale di Arci Terni. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Tommaso per l'invito. Grazie a te, Annalisa, per aver accettato. Un piacere. Ed ecco, siamo qui. Allora, volevo prima fare un'ulteriore premessa perché avevo anche in mente, insomma, un collegamento con la missione Arci che c'è al confine con la Polonia e speriamo però, insomma, di poterlo fare la settimana prossima, il prossimo giovedì, o vediamo insomma quando ritorneremo in radio, perché c'è questa missione importante al confine, e ovviamente è stata organizzata anche una campagna fondi per sostenerla che trovate sul sito di Arci Nazionale. Però ovviamente sono tantissime le realtà nei territori che si stanno organizzando in base alle proprie competenze e capacità per gestire al meglio questa emergenza, e tra queste ovviamente c'è anche Arci Terni. Ecco, Annalisa, magari se tu ci puoi dare anche un po' un'idea dei numeri di questa emergenza. Allora, attualmente in Italia sono arrivate circa poco più di 60.000 persone, di 60.000 profughi ucraini. A Terni, nel territorio ternano e nella provincia e comune Terni, diciamo circa 700 persone. Noi come Arci ne accogliamo al momento 30, accogliamo 30 persone che sono state accolte nel progetto coordinato dalla prefettura. Però ovviamente sappiamo che arriveranno molte più persone, che ci saranno molti arrivi. Siamo in attesa di un decreto del governo che dovrà definire con precisione quali saranno i numeri dell'accoglienza e come sarà organizzata, chi se ne occuperà, diciamo come verrà coordinata. Per cui nel frattempo cerchiamo di rispondere all'emergenza come sempre negli ultimi tempi. Ecco, poi diciamo che c'è anche una direttiva europea che prevede, insomma, la protezione temporanea. Ecco, Sì, come nasce questa c'è direttiva? una direttiva del 2001, la direttiva numero 55, che è nata in un periodo in cui c'era l'emergenza della guerra nell'ex Jugoslavia, soprattutto il Kosovo. Nasce in seguito a questa emergenza, anche se poi non è stata mai applicata prima d'ora. L'Italia l'ha recepita con il decreto legislativo 85 del 2003 ed è prevista quindi un'accoglienza per l'arrivo, per un afflusso massiccio di profughi. Però questa direttiva deve essere applicata dal Consiglio europeo perché richiede anche la coordinazione, il coordinamento di tutti i paesi, la cooperazione dei paesi dell'Unione europea. Per Ecco, cui diciamo, che cosa comporterebbe, diciamo, nei fatti questa. allora, comporterebbe che i profughi che arrivano in questo periodo, quando insomma quelli che sono previsti da questa nuova, da questa norma, dovrebbero avere un'accoglienza immediata e avere anche il riconoscimento di una protezione, che è una protezione temporanea, protezione che dà diritto ad un permesso di 12 mesi, prorogabile per altri 12 e poi che può essere ulteriormente prorogata a seconda della necessità. Però la decisione deve essere presa dal Consiglio europeo, quindi diciamo nasce e viene gestita in ambito europeo. Ho capito, e diciamo, e poi questa direttiva, ecco, la cosa insomma che salta un po' all'occhio è che comunque non è stata applicata per altre guerre, per altri Esatto, conflitti, infatti abbiamo ecco. anche il recente esempio dell'Afghanistan, no? Afghanistan, Anche ma anche questo. la guerra dimenticata dello Yemen, Esatto, la Siria, esatto, diciamo ci sono stati altri mondo conflitti. purtroppo ci sono più di 50 conflitti in corso, quindi. Esatto, purtroppo, ma che hanno determinato magari un flusso di profughi, diciamo, inferiore rispetto a quello dell'Ucraina, anche perché gli ucraini ovviamente per questioni geografiche si riversano tutti nei territori dell'Unione Europea, quindi diciamo non c'erano stati in passato afflussi di questo tipo, ma soprattutto perché, come ho detto prima, serve l'intervento del Consiglio Europeo, perché
perché questa è una normativa che viene attuata se c'è il consenso dell'Unione Europea, di tutti i paesi, perché nasce proprio dalla cooperazione europea, che in passato purtroppo per gli altri conflitti non c'è stata. Forse diciamo non c'è stata lo stesso eco mediatico. Probabilmente la ragione è sicuramente la stessa attenzione internazionale, perché questa guerra, insomma, ovviamente. Esatto, perché questa è una guerra che anche dal punto di vista politico ha su di sé un'attenzione diversa da quelle del passato. Poi anche perché magari nelle precedenti, cioè nelle guerre che ci sono nel mondo, forse l'Europa ha un ruolo anche attivo. Anche questa volta magari, però questa volta si raggiunge, diciamo, un'adesione di paesi diverso rispetto al passato. E senti, allora, visto che siamo, insomma, ecco, infatti, parlando in maniera molto molto puntuale, molto tecnica, di come, ecco, è gestita appunto l'accoglienza, la protezione dei cittadini che scappano dalla guerra. E, però, diciamo, i cittadini di paesi terzi come entrano invece in Europa? Allora, intendi cittadini che comunque vivevano in Ucraina o comunque in generale? In generale, ecco, fuori da questa emergenza, diciamo. Tranne, diciamo, questa situazione di privilegio che hanno i profughi ucraini, che hanno subito diritto ad un permesso di soggiorno e quindi ad una protezione anche se temporanea, tutti gli altri devono avere un visto d'ingresso per entrare in Europa e quindi in Italia. Visto d'ingresso, chi invece richiede asilo solitamente entra in maniera irregolare, senza un visto, per ovvi motivi naturalmente, e poi deve chiedere l'asilo politico per potersi regolarizzare, quindi questa è una strada del tutto eccezionale. Ecco, quindi diciamo che ancora... Sì, diciamo che si crea anche una cosa che non è bellissima, perché insomma c'è una certa differenza tra profughi, no? Ci sono ora questi profughi ucraini, sembrano anche profughi di serie A rispetto magari ai profughi afghani, che non è che vengono da situazioni migliori, ma che hanno un trattamento del tutto diverso. Ecco, questa è la situazione. Prima parlavamo di numeri, quindi diciamo la città di Terni, quindi sarà nei prossimi giorni, insomma nelle prossime settimane. Sì, per ora diciamo non sono numeri altissimi, circa 700 persone, si tratta più che altro di parenti o familiari di persone che lavorano a Terni e che sono già qui da tempo. Ovviamente tutti hanno una base d'appoggio nel territorio. Si tratta per lo più di donne con bambini piccoli, anzi nella quasi totalità sono donne con bambini, e però ovviamente ci attendiamo un flusso maggiore nei tempi prossimamente. Noi l'altro giorno come Arci abbiamo, ecco, era il 21 marzo, che era il primo giorno di primavera, e abbiamo voluto fare un atto simbolico, ecco, per ricordare la figura di Gino Strada, piantumando un ulivo al Parco dei Pini. E poi, ecco, il 21 marzo è una giornata molto particolare, perché si intrecciano altre giornate, altre ricorrenze, quindi abbiamo ricordato anche la giornata per la memoria delle vittime della mafia, c'era poi anche la festa dell'albero, quindi ecco la piantumazione dell'ulivo e la presenza anche della locale sezione di Lega Ambiente è stato un altro motivo, insomma, per sensibilizzare anche su questo tema, perché poi, ecco, ricordiamoci che comunque i profughi già attuali, ma molti dei profughi del futuro, dipenderanno anche dalle condizioni climatiche del nostro pianeta. Addirittura poche mattine fa nella rassegna stampa del Post sentivo che ci saranno anche migrazioni climatiche, che non da nazione a nazione, ma dentro ai stessi paesi, quindi dei cambiamenti, insomma, che sconvolgeranno molto le popolazioni, ma non solo le popolazioni, insomma, diciamo del sud del mondo, per capirci, ma anche le nostre, ecco. E quindi abbiamo fatto tutta una serie di riflessioni su queste cose. Poi c'erano dei ragazzi che hanno portato delle canzoni, e ovviamente Bob Dylan in primis, e De André, perché poi era anche la giornata della poesia. Poi abbiamo, insomma, era tutta una serie di giornate, tra cui abbiamo ricordato anche la festa
del Capodanno curdo che coincide con l'equinozio di primavera, ecco, anche il popolo curdo, insomma, che è alla ricerca di una propria autonomia, di una propria tranquillità da tanto tempo. Però ovviamente la cosa sul momento che è stata più significativa è stata la testimonianza della comunità ucraina presente a Narni, una comunità abbastanza corposa, e c'era appunto una signora che ci raccontava che con il compagno era tornata al confine a riprendere i figli. L'altro giorno anche l'Arci ha portato in Italia circa 60 persone, e 8 sono venute in ambulanza accolte da Arci Perugia, quindi diciamo c'è una macchina della solidarietà che si è mossa, momento. Ecco. Però ecco, anche questa cosa, comunque questa signora ovviamente terrorizzata, però contenta perché era riuscita comunque a portare in salvo i suoi familiari. Queste storie sono tantissime, ecco, di viaggi proprio in macchina, furgoni. Sì, sì, per andare a prendere parenti e familiari, è vero, sono molti. Poi, insomma, speriamo che poi queste persone qui possano trovare serenità, accoglienza, e che la situazione poi della guerra si possa risolvere, anche perché da quello che ho sentito moltissime di queste persone intendono tornare in Ucraina quando la situazione si sarà in qualche modo risolta. Comunque è una vera protezione temporanea, poi i fatti insomma ci diranno come andranno le cose. E senti, un'altra cosa, poi ecco, io per fortuna mi hanno preparato questo schemino questo schemino molto tecnico e molto puntuale, però ecco, un'altra cosa che ti volevo chiedere anche perché in questo caso, ecco, di solidarietà spontanea il reato di favoreggiamento all'immigrazione non è contemplato, non è previsto. Non è previsto per un motivo semplice, è che i cittadini ucraini hanno diritto di entrare nell'Unione Europea in esenzione di visto e del visto. Quindi con il semplice passaporto possono viaggiare in tutti i paesi dell'Unione Europea per 90 giorni come turisti. Quindi diciamo che tutti i cittadini ucraini che arrivano ora, prima di poter ritirare il permesso per protezione temporanea, sono considerati turisti e quindi sono persone che stanno in regola, per cui viene meno il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché non si tratta di questo, sono persone che fanno un ingresso regolare nel nostro paese. E diciamo, tu hai magari informazioni anche sui numeri, se ci sarà una, speriamo insomma, anche una ridistribuzione in Europa dell'accoglienza, ecco, se c'è qualcosa. Credo che sia prevista una redistribuzione, anche se ancora. Speriamo che almeno da questo punto di vista, sì, l'Europa, insomma, no, in qualche questa maniera. Questa volta è necessario, perché stavolta la cooperazione di tutti i paesi dell'Unione Europea è la base del trattato, insomma, è previsto dai decreti, quindi questa volta non ci sarà il braccio di ferro che abbiamo visto negli ultimi anni, in particolare tra l'Italia o i paesi del Sud Europa, che sono paesi di frontiera, con i paesi del Nord Europa. Credo che non si verificherà, perché mi pare che la collaborazione è alla base di questo accordo. Quanti saranno non lo so, ma stimato in alcuni milioni di profughi, quindi diciamo che la macchina dell'accoglienza in tutti i paesi deve essere ben rodata. Senti, ma per entrare diciamo un po' più sul concreto e far capire un po' anche come funziona, diciamo, il tuo lavoro e quello di, insomma, di chi si occupa di queste cose, diciamo, un cittadino ucraino che arriva a Terni, che quindi viene diciamo accolto da Arci, che tipo di percorso appunto viene messo in moto per... Innanzitutto gli viene concessa l'accoglienza, quindi comunque avrà un alloggio e un mantenimento per, certo, vivere almeno per il necessario. Dopodiché il suo percorso sarà quello di cercare di avere un documento, un permesso di soggiorno che gli consenta di avere l'assistenza sanitaria, di avere accesso alla scuola, all'attività lavorativa. Quindi tutto questo si fa attraverso il rilascio da parte della questura di un permesso per protezione temporanea. Questo permesso all'inizio viene rilasciato un cedolino, poi il permesso
di tipo elettronico, viene rilasciato successivamente, però già con il cedolino è possibile avere sia l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, quindi il medico di base, ecco, e l'assistenza sanitaria. Cioè, certo, è possibile con questo che i ragazzi, i minori possano essere inseriti nelle scuole, anzi diciamo che questo è anche un obbligo, che i minori debbano essere iscritti a scuola, così come lo è da parte delle scuole, insomma, fare in modo facilitare l'ingresso e la frequenza di questi ragazzi. Quindi so che le scuole però si stanno già organizzando, perché alcuni ragazzi sono stati già inseriti. E poi dà anche la possibilità di lavorare, perché il cedolino stesso prevede anche l'immediato rilascio del codice fiscale, che consente di iniziare un'attività lavorativa di qualunque tipo. Quindi diciamo che chiaramente è uno strumento nuovo, c'è bisogno di metterlo in moto, certo, però diciamo la macchina è abbastanza complicata, però si sta mettendo in moto e quindi le cose si iniziano a fare. Ecco, diciamo, novità però sostanziali non penso che siano previste. Noi siamo in attesa di un DPCM che dovrebbe uscire, non so, forse entro domani o all'inizio della prossima settimana, che è molto importante perché deve determinare i numeri dell'accoglienza di fatto. So che c'è una bozza, ma poi non so se verrà rispettata come, però pare che preveda circa 90.000 posti, quindi diciamo la nostra stima è quella di avere 90.000 persone in questo primo momento. Poi ovviamente se i numeri venissero superati ci sarà bisogno di fare un decreto aggiuntivo. Immagino di sì, perché comunque si parla già di qualche milione di persone. Sì, certo, probabilmente la stima è un po' bassa, però poi magari si vedrà. Quindi questi saranno divisi tra progetti a carico della prefettura, quelli coordinati dai comuni, protezione civile, poi so che sarà previsto anche un sostegno per la autonoma sistemazione, cioè per chi si trova un'abitazione per conto suo e avrà diritto ad avere un sostegno per alcuni mesi. Senti, un'altra cosa, ecco, infatti adesso che parlavi di autonoma sistemazione, comunque c'è anche la possibilità per le famiglie o per i singoli, diciamo, di accogliere. Sì, sì, certo, a questo punto mi sembra che tutti quelli, e sono anche molte le persone che hanno messo a disposizione le loro abitazioni, volessero accogliere qualcuno, credo che ce ne sarà bisogno. Poi dovrebbe esserci appunto anche un sostegno economico. Anche su questo ci dovrebbe essere un sostegno economico, almeno per un po' di tempo, per aiutare le persone che accolgono in casa. Però diciamo, ecco, questi sono tutti provvedimenti che avranno, diciamo, una durata. Per ora, diciamo, arriviamo al 31 dicembre di quest'anno e poi si vedrà l'evoluzione della situazione. Certo, tutto dipenderà da come andrà la guerra. Si finirà. Sì, sì, no, infatti finirà, speriamo, quindi, insomma, che finisca. Di certo non c'è niente. Diciamo, io almeno quello che mi auguro io. Ci auguriamo un po' tutti, insomma, in maniera diplomatica, ecco, con un accordo diplomatico e non con un accordo. Che si trovi una soluzione al più presto, insomma, soprattutto perché, vabbè, insomma, vedere un così grande numero di persone sotto le bombe, costrette a scappare, lasciare le case, insomma, bambini morti e feriti, obiettivamente sono cose che non ci saremmo aspettati. No, non ci saremmo aspettati, insomma, alle porte dell'Europa, anche perché, anche se, ecco, viene spesso ricordato, insomma, c'è stato anche il dramma dell'ex Jugoslavia proprio poco più di 20 anni fa, ecco, in questi giorni è anche l'anniversario dei bombardamenti su Belgrado, e comunque la zona dei Balcani è ancora una zona che comunque diciamo sotto la cenere cova ancora dei risentimenti, e purtroppo, ecco, non è una cosa ancora che sia in qualche maniera stabilizzata, così come l'Est Europa adesso, perché poi c'è tutto il discorso anche delle varie repubbliche, territori che cercano le loro rivendicazioni, scusate, e no, però ecco, l'assenza comunque che è notata da più parti è l'assenza anche di una politica estera comune dell'Unione Europea, che purtroppo manca, di
diciamo, non riesce ad incidere su queste situazioni, perché poi l'Europa, ricordiamo, è nata principalmente per garantire la pace. Poco dopo il secondo conflitto mondiale, ecco, per far sì che non si ripetessero più quelle inutili stragi che c'erano state. Però per il momento non mi sembra, che ogni tanto abbiamo qualche falla grande. Sì. E io personalmente, anche, ecco, seguendo pure il dibattito, che poi è passata un po' più sotto traccia questa cosa, ma anche l'aumento previsto delle spese militari da parte dell'Italia, insomma, non mi sembra la risposta giusta a un problema del genere, ecco. Perché poi rischiamo, insomma, di armarci sempre di più a discapito ovviamente anche di altri settori come la sanità, l'istruzione, la cultura, eccetera. Però innescando un meccanismo, insomma, mi sembra che c'è un po' una ricorsa, chiamiamola così, a... Sì, poi è quello che faranno tutti i paesi europei. Esatto, no? Agli armamenti, insomma. Di un esercito comune europeo, quindi, insomma, non è una cosa molto positiva, perché sembra che ci dobbiamo aspettare non cose troppo belle. No, no, infatti, ecco, è una cosa molto preoccupante, perché poi, detta così, dice, quanto spendiamo per le armi? Allora, leggevo che si tratta, insomma, la proposta è quella di passare al 2% del PIL, e parliamo di una cosa che supera i 30 miliardi di euro l'anno per gli armamenti, ecco, solo nel nostro paese. So che si sta rimettendo in discussione anche la leva, perché ora è volontaria, non è più obbligatoria, poi chiaramente se c'è un riarmo generalizzato serviranno anche soldati, quindi si rimetterà in discussione. Non mi guardai, io ho fatto due volte l'obiettore, quindi... Anche tutte le persone che conosco io hanno fatto l'obiezione di coscienza, come si chiamava una volta, però ovviamente mi sembra che, insomma, sono tempi in cui si riflette su cose che pensavamo superate. Sì, esatto, che pensavamo superate... E poi, ecco, una guerra sempre più ovviamente tecnologica sotto ogni punto di vista. E io, Annalisa, ti ringrazio, non so, ecco, se vuoi aggiungere qualche altra cosa prima di salutarci. Volevo aggiungere soltanto un'informazione, che ci sono dei servizi nel territorio, esatto. Per dare informazioni a tutti, insomma, a tutti gli immigrati in generale, a tutti quelli che ne hanno bisogno, sia stranieri che italiani, su queste tematiche. E però attualmente ovviamente i servizi sono rivolti prevalentemente ai profughi provenienti dall'Ucraina, quindi se ne hanno bisogno, vabbè, c'è l'Arci con i suoi mezzi che è sempre a disposizione, e poi c'è uno sportello che è aperto presso la sede del comune di Piazza San Francesco, è stato attivato ultimamente, quindi so che è aperto la mattina e un pomeriggio per 4 giorni alla settimana, però ecco, si possono rivolgere, insomma, chi ne ha necessità anche a loro, se no ovviamente anche a tutte le associazioni del territorio e chi si occupa di queste tematiche. Benissimo, grazie. Io prima di salutare volevo ricordare un po' di appuntamenti. Allora, penso che la settimana prossima ci saranno altre iniziative da parte del coordinamento per la pace, che si è da poco costituito a Terni, tra tutte le varie associazioni. La prima iniziativa, non so se ricordate, è stata, insomma, la fiaccolata al centro della città di 2 o 3 settimane fa, se non ricordo male, insomma, di un paio di settimane fa. E però, ecco, primo weekend di primavera, e adesso, per parlare, insomma, di cose un po' più leggere, tornano le giornate del FAI di primavera, quindi, ecco, vi segnalo, insomma, che a Terni sarà possibile visitare la fabbrica d'armi. Lo so che adesso in questo momento sembra un po', però ovviamente era una cosa già programmata da tempo, e comunque, ecco, speriamo che quella fabbrica, insomma, rimanga più acquisti sempre più la valenza di museo e non di fabbrica
di armamenti, ecco, magari chi ci lavora che mi sente mi dice pure, no? Ecco, appunto, sì, magari non saranno così contenti. Non saranno così contenti, però diciamo magari armamenti per altre cose, ecco, non per le guerre, però ecco, credo che sia comunque una visita del consiglio interessante, perché è un sito, insomma, che non viene quasi mai aperto, ma che ha una sua storia e una sua importanza anche per il territorio. E poi sarà possibile sempre qui in zona andarne a visitare anche l'abbazia di San Cassiano. Quindi ecco, io vi saluto, spero, insomma, non so se giovedì prossimo o quando, comunque, di poter effettuare anche un collegamento, come dicevo prima, con la missione di Arci Nazionale nel confine tra Polonia e Ucraina. E niente, vi do appuntamento quindi alla prossima puntata di FB Talks. Grazie ancora ad Annalisa. Grazie a voi, grazie a tutti. A presto. Aspetta Annalisa che ci facciamo il selfie poi finale d'ordinanza, come si dice. Ci mancherebbe. Ok. Perfetto. Siamo venuti benissimo.